Grande Fratello VIP, la terza puntata del 25 settembre 2017, diretta live. Chi uscirà tra Serena Grandi e Lorenzo Flaherty? Parte tra poco il terzo appuntamento con il Grande Fratello VIP, edizione 2017 del reality show di Canale 5. La terza puntata condotta da Ilary Blasi con Alfonso Signorini andrà in onda alle 21.10. Prevista per questa sera la seconda eliminazione, dopo aver salutato Carla Cruz, i concorrenti dovranno separarsi da uno tra Serena Grandi e Lorenzo Flaherty. Secondo i lettori di fanpage.it sarà proprio l'attore a lasciare il gioco. Le anticipazioni della serata. Non si sa ancora se quella tra Serena e Lorenzo sarà l'unica eliminazione della serata, ma appare probabile che questa terza puntata sarà quella utile affinché il gioco entri seriamente nel vivo. L'ultima settimana è stata caratterizzata da forti litigi in casa e da alcune frasi che hanno indignato il pubblico fuori. Nell'occhio del ciclone sono finiti Giulia De Lellis a causa di alcune frasi ritenute omofobe e, proprio nelle ultime ore, anche Jeremias Rodriguez e Luca Onestini che hanno attaccato duramente Cristiano Malgioglio al punto da infastidire il pubblico. Gli spettatori chiedono a gran voce che se ne parli e, soprattutto, che siano presi seri provvedimenti contro alcune delle dichiarazioni meno comprensibili. Di Pietro e Bossari sono i nominati, Predolin protesta, trattato ingiustamente è il momento delle nomination per la casa ricca. La prima a votare è Carmen Di Pietro che fa il nome di Veronica con la quale non ha legato. La showgirl riceve un fascio di rose rosse da Jory Morchio, il finto rapper conosciuto prima di entrare nella casa. Il corteggiamento è fuori dagli schemi, sei Carmen Di Pietra, non Di Pietro. È il momento dei fratelli Rodriguez che fanno il nome di Simona Izzo, continua a parlare male di noi. Tocca a Veronica Angeloni che nomina Carmen, non abbiamo punti d'incontro. Ho legato con Cecilia, Jeremias e Simona. Lorenzo Flaherty entra in confessionale e fa il nome di Simona, lego di più con altri. È il turno della Izzo che fa il nome di Carmen ha creato dei problemi, una situazione molto difficile. Non è colpa sua ma ormai è successo. Questa situazione è stata scatenata da un suo atteggiamento. Probabilmente è la sua natura. Siccome Carmen spesso si è approvvigionata di merendine e caffè, e ne avevamo poco, i ragazzi si sono lamentati. A fare la sua nomination è Luca Onestini che nomina la Di Pietro, ci sono stati un po' di problemi. È buona e simpatica ma ci sono un po' di tensioni. Spesso Carmen evita di parlare di sé, oggi ho scoperto un po' di cose. Ma non va bene nascondere le cose da mangiare quando ce ne sono già poche. La protesta di Marco Predolin. Predolin non voterà e ha ricevuto l'immunità. L'uomo, però, torna su quanto accaduto prima, avrei voglia di regalarla questa immunità. Che è stato un accanimento ingiustificato nei miei confronti stasera. Ilary Blasi annuncia che i VIP finiti in nomination saranno Daniele Bossari e Carmen Di Pietro. Daniele Bossari è il primo nominato degli stazionati, deluso Moser, ha un lato oscuro Moser è infastidito dalla nomination di Bossari, questa è una cosa che doveva restare privata. Non capisco perché tu mi abbia pugnalato alle spalle. Giulia e Aida Jespica lo difendono e Daniele manifesta il suo fastidio. Tocca a Malgioglio che nomina Impastato che ritiene il più forte della casa. Ivana nomina Daniele Bossari, con altri ho un rapporto più forte. È il momento di Gianluca che nomina Malgioglio, mi manca il Cristiano mattatore della prima puntata.
Anche Ignazio nomina Bossari, sapevo che aveva dei lati oscuri e questa sera me l'ha dimostrato. L'ho sempre reputato corretto e questa sera mi ha deluso. L'ultima a votare è Aida Espica e anche lei fa il nome di Bossari. Con 4 voti, Daniele è il primo nominato della serata. Bossari nomina Ignazio Moser e la De Lellis lo difende, Ilari, sei il suo avvocato? Terminano le divisioni tra i concorrenti. Da questa sera tutti i VIP vivranno all'interno della stessa casa. Ilari finge un ultimo trasloco, con sommo dispiacere dei nuovi stazionati. Malgioglio commenta, è un gioco, mi sono abituato. Marco Predolin viene invitato a entrare nel club nel ruolo di nuovo capitano della settimana. Il conduttore torna su quanto accaduto a inizio puntata, rivolgendosi direttamente a Signorini dal quale ritiene di essere stato offeso. È il momento delle nomination palesi. La prima a votare è Giulia che fa il nome di Daniele, con gli altri ho un altro tipo di legame. Bossari commenta so già che sarò il nominato della serata, inutile girare le carte. Sono nella terra di mezzo. Non posso giocare il ruolo del seduttore perché sono sistemato. Mi sono ritrovato in mezzo a due fuochi. Avvertivo questa cosa, ma non che è problema. Tocca direttamente a Bossari che vota Ignazio, non mi è piaciuta la classificazione delle donne che ha fatto. Lo trovo poco maturo. Giulia difende Moser e la Blasi sbotta, sei l'avvocato di Ignazio? Serena Grandi lascia definitivamente il GF, non è suo il nome nella busta. È il momento dell'ingresso in studio di Serena. L'attrice scoprirà se nella sua busta ci sarà la carta che consente a un unico concorrente di tornare in casa. La Grandi confessa che non si aspettava l'uscita ma è felice la casa mi ha dato modo di raccontarmi e mi ha permesso di capire quello che voglio. È stata una seduta psicanalitica. Sono stata fortunata perché ho trovato persone con cui sono andata d'accordo. Non avevo nessuno fuori cui raccontarmi. Signorini la esalta, ti ho amato molto. Esprimi, anche in modo antitelevisivo, quella malinconia che è un po' il leitmotiv della grande bellezza di Sorrentino. Sei una grande donna. La Grandi apre la busta e scopre di dover definitivamente abbandonare il gioco. Marco Predolina è il nuovo capitano, vivrà con i privilegi del club. È il momento di Carmen Di Pietro che si commuove fuori tempo dopo aver visto in video il figlio di Flaherty. L'attrice conferma di venire da una famiglia umile e di aver vissuto nei treni nei primi tempi della sua carriera, la mattina andavo a fare i provini e non facevo capire nulla a nessuno. Ho mangiato le rosette e ne vado fiera. È il momento dell'elezione del capitano che avrà la possibilità di vivere nel club. Per la casa dei ricchi il più votato è Gianluca Impastato mentre per gli stazionati il capitano sarà Marco Predolin. Tra i due ci sarà una sfida volta a eleggere l'unico capitano della settimana. Il gioco previsto è Lecca la parola. Si tratta di indovinare una parola soltanto sentendone il rilievo al tatto. A vincere la sfida è Predolin che batte Impastato. Eliminata Serena Grandi, Malgioglio legge il suo nome prima che Ilari dia il via. È il momento dell'eliminazione. Saranno Laizzo e Malgioglio a rivelare il nome del concorrente eliminato. Purtroppo Cristiano sbaglia i tempi televisivi e rivela il nome dell'eliminata prima che Ilari Blasi abbia dato il via. Il cantautore è sconvolto, non voleva che fosse proprio l'amica a dover abbandonare la casa. Poca la percentuale di differenza tra i due, la Grandi è stata eliminata con il 51% dei voti.
Ilari si scusa per l'inquadratura OTA a Cecilia, non abbiamo bisogno di certi mezzucci beceri. Ilari Blasi si scusa per l'inquadratura della scorsa settimana che ebbe per protagonista Cecilia Rodriguez, non abbiamo bisogno di questi mezzucci beceri. Mi scuso se l'inquadratura non era felice. Edoardo legge una lettera alla madre Simona Izzo, lei si commuove, è il mio Oscar. Serena Grandi viene convocata nella Mystery Room. Ad attenderla che è una sorpresa del figlio Edoardo che le legge una lettera ricordando la loro vita insieme e le difficoltà vissute dall'attrice nel crescerlo da sola. Lui è il mio Oscar, è speciale e bellissimo. Mi manca, dice la Grandi commossa, è il mio sangue, la mia vita. Lorenzo Flaherty piange pensando al suo bambino, intenerita la moglie Roberta Floris. Lorenzo Flaherty viene convocato nel confessionale perché racconti le sue impressioni sull'ultima settimana vissuta in casa, una settimana molto intensa. A Tristopoli i disagi sono tanti e ho cominciato a sentire la mancanza di mia moglie e della mia famiglia. All'attore viene mostrato un video del suo bambino e la nostalgia è tale che fatica a trattenere le lacrime. Flaherty motiva le sue lacrime, non pensavo che fosse così difficile fare il GF, mi manca vivermi mio figlio. Il reality mi ha insegnato una cosa importante. La moglie Roberta Floris, giornalista di Rai 2, lo guarda intenerita dallo studio. Signorini dà voce alla protesta, a Predolin, hai detto che bruceresti Malgioglio sul rogo. Predolin viene accusato di essere un burattinaio da Signorini che aggiunge di aver trovato abbia mancato di rispetto alla Izzo. Due si accende la discussione con il conduttore che cerca di farsi sentire sopra la voce della collega, non ti faccio parlare, mi hai rotto il ca. Malgioglio li invita alla calma, ma Signorini è pronto a sganciare la sua bomba, è da signori dire che bruceresti Cristiano sul rogo come Giovanna d'Arco? Processo a Jeremias, lui non torna indietro, non chiedo scusa a nessuno. Si cambia argomento per toccare quello più caldo della serata, la lite avvenuta venerdì sera tra gli occupanti della stazione oltre che tra Jeremias e Malgioglio. Non è molto rispettoso, ha risposto molto male a Cristiano, commenta la De Lellis nel filmato. Nemmeno Ignazio apprezza, gli piace fare il maschio alfa ma non è il modo in cui lo farei io. Quando si torna in diretta è il fratello di Belena a prendere la parola, mi dispiace che Cristiano non mi abbia detto quelle cose in faccia. Non chiedo scusa a nessuno. Sono così, rutto anche a casa e lo faccio qua. Malgioglio sostiene sia un ragazzo stupendo, ma Jeremias non accetta questa definizione, non puoi dirlo perché non lo sai. La De Lellis prende le difese di Cristiano e Signorini rincara la dose, sei aggressivo, lo dice anche tua sorella Cecilia. Sui social sono tutti schierati contro il fratello della Rodriguez. Ricky Tognazzi chiama la Izzo col megafono, lei ne ha dimenticato la voce, non è lui. Un filmato mostra le prime difficoltà vissute dagli inquilini di Tristopoli. Malgioglio conferma la sua vicinanza al suo gruppo e la volontà di non incrociare gli altri inquilini. Si accenna alle sue difficoltà con i Rodriguez, ma la conduttrice annuncia che se ne parlerà in seguito. Marco Predolin sostiene che l'altro gruppo si sia malgiogliizzato. Un filmato mostra gli scleri del cantautore, con i momenti più difficili vissuti questa settimana nella casa. Ricky Tognazzi, marito di Serena Grandi, scherza sulle gaffe di Ilari Blasi, si prepara a entrare nella casa per fare una sorpresa a Simona Izzo che gli ha lanciato appelli costantemente negli ultimi 7 giorni.
l'attore ha un megafono che gli servirà per chiamare sua moglie. Simona, dopo aver ascoltato la voce di Tognazzi che la chiama dall'esterno, è sicura che si tratti di uno scherzo? Questa non è la sua voce, volete che non riconosca la voce di mio marito? In realtà era proprio la sua, ma ad attenderla fuori dalla casa c'è solo un cuore in plastica. Laizio vede finalmente il marito sullo schermo. Era convinta si trovasse in Bulgaria, e invece è all'interno della casa del GF. I due non possono vedersi perché separati da una serranda e il GF comunica loro che gli consentirà di vedersi solo che Simona accetta di non parlare. Tognazzi è l'unico a prendere la parola, mi manchi tantissimo, manchi a tutti. Chiedono solo di te. Ti vedo sempre dal cellulare e mi addormento con te. Tognazzi va via e Laizio ringrazia Ilari, grazie, perché è stata una settimana molto difficile per me. Pochi secondi dopo, con la scusa di farle ricevere una sorpresa, Ricky l'attende in stazione dove i due possono finalmente abbracciarsi. Inizio puntata con gaffe per Ilari Blasi, la conduttrice sbaglia ancora tra Laizio e la Grandi. Serena o Simona? Ilari Blasi si porterà questo quesito fino alla fine del reality. La conduttrice del Grande Fratello VIP inaugura la terza puntata con l'ennesima gaffe tra le due attrici delle quali continua a scambiare i nomi. La gonna che ma non si vede, così Giulia De Lellis tiene banco nella terza puntata del GF VIP. Giulia De Lellis buca lo schermo con un outfit da perfetta esperta di tendenze. La fidanzata di Andrea Damante indossa un body nero con gonna trasparente che mostra le splendide gambe e i boots con tacco alto e borchie. Sui social già tutti pazzi per l'abito indossato questa sera.